Allora, Lorenzo, iniziamo subito e apriamo la puntata con l'oroscopo musicale di Silvia Pagni, oggi il principe. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno dell'Ariete nasceva uno dei più celebri cantautori italiani, soprannominato Il Principe. A Roma nel 1951 nasceva Francesco De Gregori, figlio del bibliotecario Giorgio e dell'insegnante di lettere Rita Grechi. Ricevette il nome di battesimo in memoria di suo zio paterno, che aveva il nome di Francesco, ufficiale degli Alpini e vicecomandante delle Brigate Osoppo. Per via della professione del suo papà, visse fino all'età di 10 anni a Pescara e poi tornò a Roma. A 15 anni, nel 1966, insieme a suo papà e a suo fratello, si recò a Firenze per soccorrere la popolazione colpita dall'alluvione. Il 1966 fu anche l'anno in cui iniziò a suonare la chitarra. Pensate, il suo brano, il primo brano che imparò fu Il ragazzo della Via Cluck di Adriano Celentano. La prima sua composizione originale è un brano che racconta la storia di un disoccupato che sale sul Colosseo per trovare il lavoro, ma scivola e muore. È grazie al fratello che il giovane Francesco inizia a esibirsi in pubblico. Luigi, infatti, con il nome d'arte di Ludwig, suona ogni settimana al Folk Studio di Roma. Al Folk Studio De Gregori conosce molti musicisti, tra cui Caterina Bueno, Antonello Venditti, Mimmo Locasciulli, Giovanna Marinuzzi, con la quale avrà un breve flirt, citato anni dopo nella canzone Niente da capire, e Giorgio Locascio. Con Locascio e con la collaborazione di Antonello Venditti ed Ernesto Bassignano, Francesco si esibisce al Folk Studio, in uno spazio del programma denominato I giovani del folk. Nel 1972 De Gregori inizia a collaborare con Edoardo De Angelis, sia per i suoi primi due LP da solista, Alice non lo sa e Francesco De Gregori, e sia per il lancio di Giovani della Hitti come Amedeo Minghi. Sono questi gli anni in cui avviene l'incontro con il grande Lucio Dalla. Sul primo incontro con il grande Lucio Dalla disse questo: ci fu uno strano incontro, da studio a studio, uno davanti all'altro. Non so perché, ma da come entrava e usciva mi resi conto che era un vecchio amico, anche se non l'avevo mai visto. Ci acchiappammo subito. Era straordinario, intelligente e divertente. Diverso dagli altri, ma capace di mettersi in comunicazione con chiunque. Partecipa alla popolare manifestazione Un disco per l'estate con la canzone Alice, classificandosi all'ultimo posto. Nel 1973 viene pubblicato il suo primo album, Alice non lo sa. Dalla casa editrice IT passa alla casa editrice RCA Italiana, con un contratto di 300.000 lire al mese, che pubblica l'album seguente, semplicemente dal titolo Francesco De Gregori. Ma il grande successo arriva nel 1975 con l'album Rimmel, album più venduto del decennio.
Alcune curiosità su questo grande artista. Quando si tratta di scrivere il testo di una canzone, De Gregori scrive una prima bozza a mano, ma prima di stenderla al computer riporta le parole su un foglio con una vecchia macchina da scrivere. Un'altra curiosità, il testimone di matrimonio fu Walter Veltroni. È appassionato dello sport e tifa per la grande Roma. È anche un grande estimatore del grande Bob Dylan. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto lunedì prossimo. Buon fine settimana. Ciao da me, Silvia Pagni.